Siamo gli alunni della classe seconda B indirizzo musicale dell'IC2 Don Antonio Sanna di Porto Torres. Con il nostro video vi faremo conoscere la chiesa di Cristo Risorto, costruita negli anni 70, di cui il primo parroco fu Don Antonio Sanna, musicista e direttore d'orchestra, la quale è intitolata la nostra scuola. La chiesa iniziale era una saletta per il culto, grande 15 metri per 5. La prima pietra è stata collocata nell'angolo a sinistra rispetto alla porta d'ingresso. Nelle fondamenta è stata posta una pergamena. La chiesa si regge su 10 pilastri, costituiti da travi d'acciaio della zona industriale. La copertura del tetto ha una caratteristica a forma d'onda. La facciata è più piccola rispetto al resto della costruzione. Sono presenti un portone centrale e due porte laterali. La porta d'accesso era inizialmente la cosiddetta bussola, sostituita di recente da una nuova porta centrale. Una delle due porte laterali, murata all'interno e quindi sempre chiusa, è posizionato un mosaico di Cristo Risorto. Nel giardino della chiesa è presente una Natività in terracotta, opera di Pier Paolo Luvoni. Nell'unica navata è possibile ammirare sette dipinti, sei dei quali eseguiti dal gruppo di artisti denominato Gruppo dei Sette, un gruppo di artisti di Porto Torres formatosi nei primi anni 70, costituito da sei pittori e da un fotografo. I giorni che i quadri sono stati collocati sulle pareti è stata fatta una cerimonia alla presenza del vescovo e ogni pittore ha spiegato ai presenti il senso del proprio dipinto. Nel dipinto sono stati utilizzati colori caldi e scuri. Le figure sono unite dalla luce ma si stagliano su un fondo scuro. La luce proviene da una finestrella e rappresenta la risurrezione. Il pittore riprende Gesù Risorto che appare agli apostoli e lo inserisce in un contesto locale. Sullo sfondo si può infatti notare la chiesetta di Balai. Gesù ha uno sguardo fiero, la sua veste è fluttuante, il suo aspetto è astratto, ma le mani e il viso sono reali. In questo dipinto Gesù viene crocifisso dall'umanità, rappresentata da un uomo. La croce è in posizione orizzontale, il quadro è attraversato da un muraglione ciclopico, ornato con disegni e bassorilievi. La luce viene dal cielo, la prospettiva è accentuata dalla presenza delle colonne. La particolarità del quadro è che è ambientato a Porto Torres, nella zona archeologica, e sullo sfondo ci sono le fornaci. I soggetti sono tutti protagonisti. Il dipinto ha come caratteristica la brillantezza. La linea è fondamentale nella composizione del dipinto. Il pittore utilizza la luce come elemento di contrasto che equilibra l'ombra mistica. La luce è rappresentata dal giallo. L'altare è completamente amovibile in modo da essere facilmente spostato per far diventare questo spazio uno spazio polivalente da utilizzarsi all'occasione per concerti e manifestazioni. La pavimentazione, dapprima in moquette, è in granito sordo. Sull'altare possiamo vedere un organo a canne, acquistato con un finanziamento giunto quando la chiesa era già terminata. Di recente, a fianco all'altare, è stato ripristinato un ex magazzino, attualmente adibito al cambio delle vesti e come ufficio dei collaboratori. Lateralmente si aprono due porte simmetriche e due salette, una adibita a cappella per il Santissimo e l'altra di solito dedicata allo svolgimento delle lezioni di catechismo e con al suo interno una ricchissima biblioteca a dono di Don Sanna. Nato a Bottida nel 1932, Don Antonio Sanna arriva a Porto Torres all'età di 27 anni, come vice parroco a San Gavino. Nel 1959 fonda il coro polifonico turitano, che ha diretto per 37 anni, per poi proseguire con i Cantori della Resurrezione, istituito nel 1986 inizialmente come coro di voci bianche. Nel 1970 fonda la parrocchia di Cristo Risorto, dove, da parroco e direttore di coro, dedicherà la sua vita alla comunità di Porto Torres. Don Sanna ha diretto oltre 1500 concerti di musica corale e orchestrale, ha registrato diversi CD ed è stato diverse volte premiato come interprete e come compositore. Ha fatto parte di numerose giurie in concorsi internazionali di musica da camera. Ha composto brani per coro su testi e melodie di tradizione orale della Sardegna, cantati e apprezzati in tutta Europa. Come sacerdote è stato parroco di Cristo Risorto dalla sua fondazione fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2016. Dal 2014 è stato affiancato da Don Michele Mugia, attuale parroco, dal 2018 intitolato a lui l'Istituto Comprensivo numero 2 ad indirizzo musicale.